una città con mille sfumature, amici, amori e paure. Qui non è tutto rose e fiori, ma è questo il bello dei colori. Con grandi onori, cari amici, vi diamo il benvenuto a Rainbow City! Negli episodi precedenti ho pensato, ma non sarebbe ora che Mike conoscesse i miei genitori? È troppo presto! Una pessima idea! E no, Mike sarà completamente d'accordo con me! Cosa c'era nel tuo latte questa mattina? Non ci credo, ha davvero accettato di conoscere i tuoi genitori? È una piccolissima clausola, ma per me non c'è nessun problema! Semplicemente dovrò prima conoscere io suo padre e solo... Una forte depressione, un fortissimo istinto suicida potrebbe portarti a conoscere Marco Martinez. In che guaio mi sono cacciata? Ehi, Glitter, andiamo, sono io. Avanti, apri la porta. No. Ma insomma, ma Melanie, ma si può sapere che cosa è successo a casa tua? È tutto il giorno che è chiusa in camera sua. Ah, non ti aprirà, Candy. Vieni. Andiamo da Marin. Lasciatemi in pace! Tanto dopo torno, eh? Io torno e se non apri questa porta faccio come il lupo con i tre porcellini e la butto giù! Hai 2 ore per versare tutte le tue lacrime, signorina! E allora? Eccomi, ragazze. Beh, quindi che cosa è successo a Glitter? Ditemi chi devo pestare! Tecnicamente mio padre. Benissimo, vado. Ma dove vai tu? Con la violenza non ci risolve niente! Lasciami stare! No, non andare da nessuna parte! Resta qui nel tuo angolino, buona ad ascoltare! Da brava detective vi dico che dobbiamo prima ascoltare come sono andati i fatti e dei fatti sono a conoscenza solo Melanie e Marin, quindi... Quindi sputate il rospo, altrimenti me la prenderò con voi. Oh, dunque, in mia difesa posso dire che avevamo avvisato Glitter del pericolo? Sì. Sì, esatto, esatto. Era stata avvisata. Ma so che era venuta da te proprio per questo, Marin, perché tu la aiutassi. Ed infatti io l'ho aiutata. È andata più o meno così. Oh, Marin, la cena è stasera, io dovrò essere super preparata. Allora, l'abito l'ho stirato, è perfetto, il fiocco. Ho stirato anche il fiocco ed è perfetto. E i capelli, che cosa ne dici dei capelli? Beh, sì, vanno piuttosto bene. Fammi vedere, la parrucchiera ha fatto un buon lavoro, ottimo. Ti daremo una sistematina prima di uscire, però, eh? Bene, poi, allora, ricordo tutto il bon ton, eccetera, eccetera. Cose da fare a tavola, cose da non fare. I 2 bicchieri diversi, i 3 cucchiai diversi. Sì, ok, quelli li ho imparati a memoria. Andrà benissimo, sarà tutto perfetto. La postura, sai, non mi convince. La che? La postura! Oh, e devo camminare dritta con questi libri in testa! Rifacciamo. Marco è un marchese, un nobile, quindi tu dovrai avere un portamento nobile. Ho un portamento nobile, ho un portamento nobile, guarda quanto sono nobile! Oh! Aia! Ai. Altra cosa, i nobili soffrono in silenzio. Molto meglio. Benissimo. Quindi le hai riempito la testa di cose completamente inutili. No, non erano cose inutili. E poi, guarda che è andata anche da Melanie. Sì, sì, ovviamente Marco, essendo mio padre, insomma, avrei potuto darle più consigli e quindi è venuta anche da me. Ciao Melanie, eccomi, allora mancano pochissime ore alla cena e ciao Claudio. Allora, dunque, volevo chiedere... Aspetta un attimo. Claudio? Lui è Claudio, l'ex fidanzato di Melanie. Ciao Glitter, oh, te vedo super carica, che hai mangiato le dure c'è la colazione? Ciao Glitter, non ti aspettavo e sto dando lezioni a Claudio di scacchi. Ah, lezioni di scacchi. Tu e Claudio. Beh, è un gioco interessante. Io e Melanie abbiamo deciso di rimanere amici. Già. Beh, posso rubarti Melanie per qualche secondo? Certo, figurati, non è mica la mia ragazza. Vero Melanie? Verissimo. Vabbè, allora vado di là a studiarmi ste mosse, dai. Ripeti il capitolo 4, per favore, che... Sì, non ti preoccupa.
posso solo non dire niente. Ok, d'accordo, non dirò niente. Mi farò gli affari miei. Brava. Allora, Glitter, che cosa vuoi sapere? Allora, sono stata da Marina e mi ha detto come comportarmi, cosa fare a tavola, il bon ton e tutte quelle cose lì, no? Mm-hmm. Bene, adesso vorrei sapere da te come dovrei comportarmi con tuo padre, cioè dovrei essere gentile, autoritaria, professionale o principesca? Ah, dovresti essere te stessa, Glitter, e l'unico consiglio che posso darti è quello di parlare il meno possibile. Parlare il meno possibile, ok. Stai prendendo appunti? Certo. Ok, allora scrivi uno dei detti preferiti di mio padre. Oh, ok, 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 vai, detta, sono pronta. È meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Meglio tacere e sembrare stupidi. Ok, ricevuto. Devo stare zitta. Anche se non è bello stare zitti, come farò ad esprimere le mie idee? Meglio che tu non lo faccia. Sicuramente avrete idee diverse. E a lui non piace quando qualcuno ha idee diverse. Interessante. Va bene, su questo punto ci penserò su. Grazie, Melanie. Vai, Claudio, puoi entrare. No, no, Glitter, non devi pensarci su. Devi fare come ti ho detto. Sì. Beh, ma ci metterò un pizzico di personalità. Sul serio, comunque, fatti dire che sei magna a colazione, perché la voglio anch'io quella roba. Cioè, guarda come sta carica. Ciao, Mike, è tutto pronto? Sono prontissima. Vorrei solo parlarti di un punto, un consiglio che mi ha dato tua sorella. Mi ha detto di stare il più zitta possibile. Ecco, io non sono tanto d'accordo su questa cosa. Oh, quello è un ottimo consiglio per quanto riguarda mio padre. Seguilo alla lettera. Ma io non capisco, allora di cosa parleremo? Parlerà lui. Oh, senti, Glitter, stavo pensando, siamo ancora in tempo per ripensarci. Ecco, non mi piace questa storia. Cosa? Non credo sia un bene che tu conosca mio padre. Oh, non se ne parla proprio. Ho seguito le lezioni di bon ton di Marino, ho camminato con dei libri in testa e adesso lo conoscerò. Tu cosa hai fatto? Bon che? Bon ton, tu non lo segui? Beh, certo, tu sei il figlio. A te è concesso tutto, a me no. Devo sembrare nobile. Tu, nobile? Beh, perché non lo sembro? Oh cielo, non lo sembro! No, beh, non volevo dire questo, è che non lo sei. Perché dovresti fingere qualcosa che non sei? Perché a tuo padre piacciono le persone nobili, sciocchino. Ma devo spiegarti tutto. Ok, dai, è ora. Non dobbiamo assolutamente arrivare in ritardo, quindi penso che un'ora d'anticipo vada più che bene. Oh, ho anche preparato dei biscotti con le mie manine. Sarà un disastro. E poi c'è stata la cena. Glitter ha visitato per la prima volta tutta la nostra casa ed è rimasta sbalordita. Wow, non ci posso credere. Oh, ma è bellissima, è una reggia. Oh, sono proprio nobili, infatti non devo sconvolgermi perché io sono una nobile oggi, quindi... Oh, lampadario di cristallo, che sarà mai? Devo comportarmi come Marine, che sarà mai? Io non mi attiro proprio, no. Papà, vorrei presentarti Glitter. Contegno. Buonasera, signor Martinez. È un vero piacere per me conoscerla. Tenga, ho preparato dei biscotti per lei. E così? Tu saresti Glitter? Mm-hmm. È un vero piacere fare la sua conoscenza. L'hai già detto. Carmelita, dai biscotti a Gucci. Chi è Gucci? Uno dei cani di papà. Oh, ok. Ha dato i biscotti di Glitter al suo cane? Sì. Ma scusate, ma lasciatemelo dire, però questa non è educazione. Ok, infatti qui nessuno ha mai detto che i nobili seguono l'educazione dei comuni mortali. Ma che? Ma aspettate, questa è solo la parte migliore della storia. Ah, bene, perché io già qui avrei abbandonato tutto e me ne sarei andata. Melanie, vorrei ricordarti che hai un minuto e mezzo di ritardo. Scusa papà, è che le scale.
La prossima volta mettile nel calcolo. Carmelita, puoi servire il pranzo. Durerà esattamente 45 minuti. Dunque, Giulia, di cosa ti occupi? Ah, si chiama glitter, papà. Carmelita, la carne è poco cotta. Sì, sì, proprio come i glitter. E per adesso studio moda. Voglio diventare una stilista. Che cliché. Come? Voglio dire, la moda è così frivola. Ma... Zitta, glitter, zitta. Lascia stare, lascia stare. Ma... Lascia stare. Beh, io vedo la moda come una forma d'arte. E l'arte non mi sembra una cosa frivola. In questa casa, per esempio, siete circondati da arte. E vorresti paragonare il mio Degas alla tua gonnellina di paillette? Basta, lascia stare. Beh, alla mia gonnellina no, ma al Valentino che indossa lei sicuramente sì. Il suo completo è Valentino, vero? Ma non lo so, non li scelgo io. Non è l'abito che importa, signorina, ma il cervello. Non è vero, Melanie? Certo, papà, assolutamente. Ma come certo? Sai, la mia Melanie parla 5 lingue. Tu quante ne parli, Giulia? Si chiama glitter, papà. Io ne parlo 2. Anzi, 3. L'italiano, l'inglese e l'unicornese. Quello non lo insegnano a scuola. Che cosa ha detto? Già, unicornese. Voleva essere simpatica. Ma Marco Martinez odia la simpatia. L'unicornese? Tu pensa, mia figlia la mattina mi dà il buongiorno in tedesco. Ma la ragazza di mio figlio parla l'unicornese. Melanie, lo aggiungeremo nel tuo piano di studi. Ovviamente era solo una battuta. Oh, davvero? Wow. E così sei anche una comica. Ok, papà, adesso basta, dalle tregua. Sta solo cercando di... Di essere carina? Beh, non lo è. È sciatta, volgare. E mi sembra anche un po' ignorantella. Papà! Non puoi parlare così alla mia amica! E non puoi parlare così alla mia ragazza! Mi rincuora solo il fatto che sia un amore di gioventù, Mike. Col tempo capirai. Bene, il pranzo è stato delizioso. Continuate voi col dessert. Oh, è stato un piacere, Giulia. Glitter, io... Beh, cosa c'è per dessert? Ok, ho capito. Vado a spaccargli la faccia. Io vengo con te, lo prendo col corno di unicorno. Ma dove andate? Tornate qui. No, no, guarda, guarda, avrò paura di questo corno di unicorno. Voglio vedere se mi prenderà in giro. Ragazzi, mi dispiace, mio padre ha sbagliato, ma è fatto così. Ma che significa? Non si può trattare una ragazza in quel modo. E Mike di tutto questo cosa ne pensa? Daisy, cerca di capire, noi non possiamo metterci più di tanto contro il nostro padre. Per questo, perché sappiamo com'è fatto che noi gli presentiamo i nostri amici. Dobbiamo assolutamente escogitare qualcosa per tirarla su di morale. Ragazze, Mike, cos'è successo? Cos'è quella faccia? Si tratta di glitter, è successa una cosa terribile. Bene, glitters, il nostro video finisce qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Adesso fateci sapere la vostra qui sotto con un commentino. Seguiteci anche su Instagram e su TikTok. Non perdetevi tutti gli altri episodi e mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. Noi vi mandiamo uno sbrillucicosissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!